per essere qua, condividere questa oretta assieme e a questo spazio che è sempre così denso di conoscenza, di bella energia. E questa sera il tema è la numerologia, come avete visto, e i numeri possono essere visti non soltanto come quantità, come siamo abituati a fare solitamente, ma possono essere visti anche come qualità. Allora, io ho conosciuto la numerologia 20 anni fa, ma prima, quando mi occupavo di tutt'altro nella vita, avevo cominciato a osservare che cambiavano le classi della scuola, ma io avevo sempre lo stesso numero nell'elenco del registro. Che cambiavano i numeri di telefono, ma che il totale aveva sempre qualche cosa, un ritmo che mi ricordava qualche cosa che mi stava già accompagnando da tempo. Poi ho iniziato a lavorare per una cooperativa edificatrice e io mi occupavo di concessioni edilizie, di convenzioni del comune, del rogito del mutuo e vedevo come alcuni cantieri avessero sempre le stesse date che li accompagnavano. Quindi in qualche modo c'era qualcosa che mi richiamava e che mi faceva sentire che con i numeri si potesse dialogare. Contemporaneamente matematica non era tra le cose nelle quali i miei talenti brillavano particolarmente, quindi non avevo un grande feeling con i numeri intesi in questo senso. E poi è capitato un momento di vita, in cui non mi sentivo più con le mie scarpe nei piedi, cioè sentivo che c'era qualche cosa che assolutamente doveva cambiare. Quello che per le persone che avevo vicino era una situazione meravigliosa di vita, per me era prigione, per me era sofferenza. E chiaramente il primo passaggio è chiederti, ma allora sono io che sono sbagliato, cosa devo cambiare? Perché addirittura sono ingrata se tutti pensano che sia meraviglioso ciò che io sto vivendo. E in quel momento di ricerca dove non mi andavano bene le soluzioni che mi venivano proposte, che era lo Xanax nella borsa, ho cominciato a cercare una soluzione. Tra le varie ricerche è arrivata la numerologia. Questa introduzione così per mettermi intanto a nudo e dire sono arrivata a questo perché non stavo bene e quindi cercavo qualche cosa che mi svelasse qualche cosa di me col quale io non ero in contatto e che urlava per farsi sentire. Allora, i numeri perché? Perché attraverso la nostra data di nascita e attraverso la possibilità di tradurre ogni lettera del nostro nome e del nostro cognome in numeri, si chiama gematria, è una tabella, si usa una tabella con 26 lettere, adattate al nostro alfabeto occidentale e avviene proprio una traduzione, una traslitterazione. Numerologia significa discorso sui numeri. Allora, noi lo possiamo vedere da un certo punto di vista e dire benissimo, posso decodificare il mio nome e cognome, lo posso unire alla mia data di nascita e incontrare una costellazione di numeri. Sono partita dicendo li incontriamo come qualità, non come quantità. Nel caso che io vi ho raccontato, a me serviva capire qual era la mia colonna sonora e quindi capire che c'erano alcune di queste qualità che io avevo portato con me nello zaino arrivando su questo pianeta che non stavo usando, che avevo dimenticato, che avevo rifiutato. Per me è stato quello una strada di restituzione di cose che avevo dimenticato. Per cui questo
questo può essere un primo approccio. Vado a vedere da qualcuno che sa leggere, sa usare quel codice, sa, conosco l'alfabeto, posso leggere messaggio, posso leggere numerologia, conosco l'alfabeto. Conoscere le qualità dei numeri significa saper leggere, come leggere con l'alfabeto numerologia qua. Ma quello che può portare è qualcosa di molto più grande da, per quella che è stata la mia esperienza, ovviamente, che sono qua per condividere, poi voi terrete quello che vi ritorna e quello che sperimentando sentirete che vi ritorna come verità, è che ti parla di qualcosa di molto, molto, molto più grande. Cioè ti fa sentire che quelle caratteristiche che ci contraddistinguono, che hanno plasmato la nostra personalità, in realtà sono la traduzione nel piano della materia di un altro progetto. Cioè ti rendi conto che c'è una correlazione tra il mondo invisibile e il mondo visibile di cui il numero ti definisce i confini. Così come noi usiamo i numeri per dire, bene, voglio misurare questa scatola, io grazie ai numeri posso vedere qual è altezza, lunghezza, larghezza, posso calcolare il volume, è uguale il numero può definire una personalità, perché sono forze che si imprimono sulla materia e che ci indurranno a cercare, a portare i nostri talenti in una certa direzione oppure a soffrire nel momento in cui questa cosa non avviene. Perché ti porta a comprendere che al di là del nostro progetto individuale c'è un grande piano di cui ciascuno di noi è parte. E quindi è indispensabile che ci sia un dolore che viviamo come quello di io non sento che ho i piedi nelle mie scarpe. Provate a pensare quando avete camminato con dolore ai piedi perché le scarpe erano strette o perché c'era una vescica, no? Che è un grandissimo dolore. Quindi è, secondo me, paragonabile alla ricerca di dire, ok, se queste non sono le mie scarpe, dove mi vado a collocare? Perché il nostro progetto è di essere felici, realizzati e utili al grande piano. Ecco perché i nostri talenti non sono un fatto personale, ma è qualcosa che noi siamo qua per la condivisione. Non realizzare i propri talenti non è un fatto personale, quindi dovremmo essere veramente molto felici quando vediamo qualcuno che è nella piena manifestazione dei propri talenti, perché sta rendendo un grande servizio anche a ciascuno di noi. Quindi, sono già passata al grande piano, no? Che si manifesta attraverso il mondo visibile e lo vediamo nella radice di numero, dove il nume ci ricollega proprio alla divinità. Pitagora, qui si fa risalire la numerologia, ma in realtà va ben al di là, nelle medie del tempo. Diceva, sono principi divini, porte cosmiche, ben arrivati. Grazie. Scusate l'impressione. Vuole desidera accomodarsi da quella via, no? E sì. Diceva che sono principi divini. L'aspetto di dire ritrovo la mia colonna sonora, ritrovo il mio progetto, mi riallineo al progetto
avevo, e è anche riconoscere nella successione dei numeri il, proprio la struttura stessa che una vita, un progetto, una relazione, un giorno ha. Ha una propria struttura, ha una propria sintassi. Qualunque cifra noi la possiamo ricondurre all'unità sommandola tra loro, si dice per somma teosofica. Quindi possiamo vedere che questo 21 diventa un 3, che questo 11 diventa un 2, che questo 2019, quando lo andiamo a sommare per ogni numero che compone la cifra, troviamo 12, lo riduciamo ancora, diventa 3. Allora, le 9 unità più lo 0 sono tutti i mattoncini, potremmo dire, per edificare qualunque cosa. Per definizione matematica, con le 9 unità e lo 0, essendo i numeri infiniti, sono infinite le possibilità di combinazione che noi abbiamo. Quindi possiamo vedere in questa successione da 1 a 9, dall'alba al tramonto, dall'inizio al compimento di un progetto. A me piace usare la metafora di una pianta. E, qualcuno ha girato spesso in internet e lo avevo condiviso alla serata Terra Interiore e Madre Terra, un video di tanti germogli che spuntano dal terreno, cioè il passaggio dal seme alla nascita del germoglio. Ed è estremamente emozionante, perché vedi la vita e vedi il movimento dell'innalzamento, cioè c'è proprio questa spinta che la vita ha quando si manifesta. Quello è 1, 2 e 3. L'uno è quel seme che va nel terreno e che sta lì, ha tutta quella potenza e che si vuole manifestare, perché il suo progetto è nascere quando ci sono le condizioni buone per farlo. Il seme può stare in attesa migliaia di anni per poterlo fare. Quindi l'uno è il seme che va nel terreno. Il tempo del 2 è il tempo della trasformazione, e quindi è il momento in cui avviene quel mutamento. Apparentemente non sta succedendo niente, perché se noi guardiamo la terra non sta succedendo niente. Se anche già è avvenuto un concepimento, noi non vediamo niente nella donna per un certo tempo. E il 3 è il momento in cui avviene la nascita. Quindi quell'apparente silenzio, buio, scuro del ventre di madre terra, del ventre della madre terrena, è ciò che poi nel 3 permette la manifestazione del germoglio, della pianta che già era in potenza, o di un nuovo essere. Quindi questo 1, 2, 3 è la prima terzina della successione dei numeri da 1 a 9 che ci rivela questo primo passaggio. Il seme col suo progetto, la trasformazione e la nascita. C'è una suddivisione dei numeri nella decade in prevalenza maschili o prevalenza femminili, in prevalenza legati alla materia o al mondo dello spirito. Chiaramente è come il Tao, avete presente, no? Nel bianco c'è l'occhiolino nero e viceversa, quindi è di prevalenza. L'uno per i pitagorici non era né pari né dispari, e quindi non veniva classificato né tra gli uni né tra gli altri, era chiamato il parimpari, perché se lo sommi con i numeri pari diventa dispari, se lo sommi con i dispari diventa pari, mentre il 2 era considerato la madre dei numeri pari, quindi legati al femminile, legati al mondo della materia e della manifestazione, mentre i dispari sono associati al maschile e alla parte più spirituale. Ma questo non significa
cioè non si cala nella manifestazione di genere che noi abbiamo scelto nascendo in un corpo di donna e in un corpo di uomo. Sono componenti, sono principi maschile e femminile presenti in ciascuno di noi, indipendentemente dal sesso di appartenenza di genere nascendo. Questo noi lo vediamo nella vita, perché tutto ha un ritmo che è di azione e di contrazione, di espansione e di ritiro. Quindi abbiamo il giorno con la luce e abbiamo la notte, abbiamo l'estate e abbiamo l'inverno, c'è l'uomo e c'è la donna. Per chi conosce l'astrologia, questa stessa successione avviene anche con i segni zodiacali. Ariete parte in quarta, no? Questa energia del fuoco. Poi c'è il toro che contrae, di nuovo i gemelli, espansione. E quindi questo, qualunque percorso noi scegliamo, che sia una lettura che viene dalla numerologia, dall'astrologia, da qualunque cammino noi scegliamo, ci sono dei messaggi precisi che ci fanno comprendere come funzionano le cose. E se io accetto che le cose funzionano così, che hanno un loro ritmo, non riesco più a stare lì impaziente. So che finché non è ora di uscire da terra, quel germoglio non uscirà. E se io vado ogni tanto a vedere, perché voglio vedere che cosa sta succedendo, probabilmente gli impedirò di nascere a quel germoglio. Ecco perché la numerologia è anche un insegnamento di qual è il giusto ritmo delle cose e della manifestazione per arrivare al buon fine del progetto che stiamo osservando. Quindi se arrivati al 3 il nostro germoglio è spuntato, il passaggio successivo in questa metafora sarà che nel 4 deve radicare. In quello stesso video c'è proprio, si vede come le radici vanno giù in profondità. Ora, in quel germoglio che è sbucato nel 3 si è già creato un asse. Cioè si è già creata quella che sarà la prima radice che andrà giù in profondità e quella che diventerà il tronco. Quindi si è già creato un primo asse. Questa stessa cosa accade anche in noi quando ci formiamo. Si crea un primo asse che ci dice, ehi uomo, ricorda, tu sei un'antenna. È importante che tu rimanga connesso con la madre terra e che tu ti elevi verso il cielo. E che queste due energie che dal cielo discende e che dalla terra sale devono entrambe essere continuamente in flusso in te, perché anche questo serve a quel grande piano di cui vi parlavo, perché noi dobbiamo prima prestare bene, perché se l'energia non è in flusso noi non stiamo bene, si creano dei ristagni. Provate a pensare a un corso d'acqua, se si blocca l'acqua deve scorrere. È uguale l'energia in noi. Quindi il 3, nel 3 si crea questo primo asse. Poi dobbiamo andare giù in profondità. Quindi ci insegna anche che per poter fiorire dobbiamo prima radicare, che per poter dare frutto dobbiamo occuparci delle nostre radici. E tutti abbiamo delle radici. Quindi fare pace anche con le nostre radici, perché sono quelle che ci permettono di fiorire e dare frutto. Quando è solido, quando le radici sono andate giù in profondità, allora può espandersi. Infatti il 4 è il numero associato alla materia e alle sue leggi, 4 direzioni, 4 stagioni, mentre il 5 è il numero associato invece all'uomo, avete presente l'immagine dell'uomo vitruviano, e alla libertà, all'espansione, alla sperimentazione, Ulisse che parte per il suo viaggio. Ma vi ricordate che Ulisse, quando incontra le sirene, si deve fare legare all'albero maestro? E il 5 è il passaggio in cui o l'esperienza evolve, o se mi sento già arrivato, Ulisse, che non si rende conto del pericolo, che è ancora in condizioni di correre, e
vuol dire che lì è un po' come quando si gioca a Monopoli, no? Ritorna al via. Torna al via. L'esperienza non è acquisita, non c'è enter, il dato non è acquisito, l'esperienza riparte dall'inizio. Oppure se invece vivo l'esperienza del 5, questo è un altro passaggio secondo me interessante, perché delle volte noi pensiamo che la libertà sia faccio quello che mi pare, assenza di regole, assenza di... invece è proprio il contrario. Prima passo dal 4, imparo le regole, la disciplina, la responsabilità, responsibility, rispondo, abili a rispondere, quindi non reagisco a ciò che arriva, ma mi fermo, osservo, scelgo e agisco. Quando ho imparato questa dinamica, ecco che passo alla libertà. E quindi, vissuta la libertà, sei, che è il numero legato all'arte, alla bellezza, alla cura degli altri anche. Chi ha questo numero dominante nel proprio tema numerologico, il tema numerologico è una costellazione di numeri, noi non siamo un numero solo, siamo tanto tanto di più, però quando lo si ha molto presente, dominante, la spinta è alla cura, e quindi medici, insegnanti, qualunque cosa sia legato al riportare armonia, perché dove c'è armonia c'è la bellezza, quindi questo numero è spinto alla cura anche dell'altro. E il 7 sarebbe un momento di espansione, ricordate, dicevamo espansione, contrazione, dispari, pari, dispari. Il 7 in realtà, che sarebbe un momento di espansione, non è in espansione di relazione con l'esterno, ma è un'espansione che va in profondità e in elevazione. Infatti il 7, chiamato anche il gotico, è un numero magico, è un numero mistico, un numero di grande incontro col proprio maestro interiore, un momento che richiede piuttosto una solitudine, un ritiro e un ascolto. Quindi il 7 è il momento in cui la nostra pianta, per tornare, no, alla metafora che abbiamo usato, scende in profondità e sale in elevazione. A quel punto, il passaggio dell'8 è il momento dei frutti. La nostra pianta è finalmente arrivata al momento di dare i frutti, in base a tutto il lavoro che ha svolto nel frattempo. Quando è già una pianta matura, una pianta saggia, una pianta che è consapevole del proprio valore, di chi è, di che cosa è lì per fare. Quando arriviamo al 9, che sono gli ultimi frutti, quelli che vengono raccolti, c'è già il momento in cui vanno tagliati i rami secchi, va potata e va preparata per il nuovo ciclo, perché il 9 è il momento del compimento, il passaggio dopo è nel 10, ma 10, quando noi lo andiamo a ridurre come abbiamo fatto prima, torna a essere 1, ma non è lo stesso 1 che è partito, perché in sé ha conservato, avrà come proprio patrimonio la memoria di tutto quel ciclo che lui ha svolto. Ecco anche perché noi non ci possiamo limitare a dire che questo qua è un 3. E dobbiamo sempre andare a vedere qual è anche la derivazione. Quali sono, come se fossero proprio i costituenti di questo 3. Un conto è un 3, un conto è 12, come è l'anno in cui noi siamo, un conto è 21. Ciascun numero ha un proprio messaggio. È chiaro che ci si arriva in progressione, no? Per gradi. Intanto è importante, credo, riconoscere nella decade qual è il movimento, qual è il messaggio che ci sta portando, qual è l'insegnamento che ci arriva. Perché se io comprendo che ciascuno di questi è
il passaggio indispensabile nell'evoluzione che lo segue vuol dire anche che io devo accettare ciascuna di queste qualità che porta. Io vi propongo di immaginare proprio gli archetipi come dei maestri e i numeri come grandi maestri. Immaginare proprio un grande palazzo in cui si entra e in ogni stanza c'è uno di questi maestri che ci insegna la lezione che gli corrisponde. Allora l'uno, guardatelo anche così come è rappresentato, proprio il simbolo, no? Tutto d'un pezzo, con la testa bassa che va per la sua strada. Certo, l'uno inizia, è il principio, e quindi ha questa energia, questo rosso che ha la signora nella sua giacca, no? L'energia propulsiva del fuoco, il pioniere, l'apripista. Poi quando parte, e però per poter fare questo viaggio evolutivo, questo viaggio di esplorazione e di sperimentazione, ha bisogno di uno specchio e deve proiettare se stesso. Ecco che nasce il 2. Allora il 2 lo vediamo invece come rappresentato, ricurvo, quasi inginocchiato, perché il 2 si sente completo con l'uno davanti. Allora la lezione del 2 è: bene, hai uno, hai nella porta dove c'era dentro l'uno, hai imparato l'autostima, la sicurezza, osare, seguire un progetto, una spinta interiore. Però il 2 dice: ricordati che non sei solo, cioè sei qua per sperimentare anche la relazione. E quindi è importante che sperimentiamo anche il 2. Sperimentiamo la coppia, sperimentiamo la bellezza di un abbraccio, del sentirsi in questa pienezza meravigliosa nella relazione, che può essere una relazione madre-figlia, può essere una relazione di coppia, di amiche per la pelle, no? Però poi c'è il passaggio successivo, deve nascere qualche cosa che è pieno, che non è nel bisogno. Ecco perché devo uscire dal 2, perché se sono nel bisogno, io sono in una condizione di schiavitù e soprattutto non sono autentico. Chi ha bisogno è sempre molto gentile, molto magari in un altro momento non lo avrebbe fatto senza questo bisogno. Accetta delle cose che in un altro momento non avrebbe mai accettato. Quindi fare il percorso dei numeri, riconoscendoli e riconoscendo dentro di sé quelle parti, aiuta a essere liberi da questo, a essere interi, porsi nella relazione con gli altri come essere intero. E adesso ho capito quel 20 che avevo scritto che non c'entrava. Nella cultura maya, la numerazione noi l'abbiamo decimale e nella loro cultura si considera l'1, il 5 e il 20. 20 si dice Hun Winak, che è la stessa parola che si usa per dire essere completo. Cioè i 20 chicchi di mais che sono associati al numero 20 significa aver per ogni chicco acquisito una qualità. Vedete che è la stessa cosa che stiamo dicendo qua parlando della decade, dei numeri da 1 a 10. La decade, considerate che era sacra ai pitagorici, era considerata la grande madre che tutto abbraccia e tutto contiene, proprio per quella cosa che vi dicevo prima, con quelle 9 unità più lo 0 tutto è possibile, ecco la grande madre che tutto abbraccia e tutto contiene. Quindi 20, un winak vuol dire ho tutto quello che serve per essere pieno, per essere realizzato, per essere nella gioia. E quando sono nella gioia e nella realizzazione, questo è quello che io porto nella relazione. Questo è quello che gli altri sentono e che per risonanza sono richiamati a vivere. E
Vi è mai capitato di cantare vicino a qualcuno che ha una voce d'angelo proprio, no? Avete presente come cambia la voce in... cioè, spontaneamente, come se fosse un diapason che ci richiama a elevare. Quindi, ecco perché non è un fatto personale. Perché nel momento in cui noi vibriamo nella frequenza della gioia, della gratitudine e abbiamo buon umore, è molto facile che quella giornata le cose ci vadano più fluenti del solito, mentre la mattina che ci svegliamo che siamo un po' storti e che cominciano due o tre cose a non andare bene, molto facilmente si arriverà a sera con quella stessa onda. Quindi questo è un altro passaggio, riconoscere il potere che è in noi di co-creare, riconoscere come in base ai miei pensieri, in base al linguaggio che scelgo di usare, cambia quello che io emano, cambia quello che si creerà, quello che si manifesta nella mia vita. Io credo che quello sia un grande salto, il momento in cui effettivamente ci si rende conto, si vede davanti, nell'evidenza, no? Nei fatti della vita, perché poi è lì, la vita ci parla ed è il feedback immediato. Perché se continuo a incontrare quello stesso genere di persona, probabilmente questa cosa in qualche modo mi riguarderà. E quindi cominciare a vedere come io posso interagire con le cose che mi succedono. E lì è come poter veramente creare una vita diversa. Se il nostro nome imprime un'energia e quindi ci spingerà a una certa professione o a determinati studi, a fare determinati viaggi, è chiaro che possiede una vibrazione, cioè mi spinge, è un'energia che mi spinge in un certo significa che ha un suo potenziale. Ecco perché dicevo, è come se fosse la nostra colonna sonora, ha una sua energia. Quindi le parole hanno il potere di creare. Le parole che noi scegliamo di usare hanno il potere di creare. Quindi il mio desiderio veramente è condividere questo, perché quando ne parliamo siamo tutti d'accordo. Poi nella vita di tutti i giorni anche le persone che sono pienamente d'accordo magari mi mandano il messaggio con una poesia meravigliosa da condividere con tutte le meravigliose donne che conosco. Alla fine, no alla violenza sulle donne. Non costruiamo niente in questo modo. Se io utilizzo la parola violenza, anche se io ho detto di no, io non sto nutrendo il rispetto. Allora, siamo noi i primi che possiamo cominciare a creare in questo modo. No, l'universo non lo conosce. Sente violenza, nutro questo progetto. E quindi, ecco, questo è veramente un appello, perché è straordinario il potere che noi abbiamo in questo senso. E poi immaginate proprio a pensare che cosa genero usando questa parola. Se io questa parola che sto usando la andassi a scrivere nel computer in Google ricerca, che immagini mi produce? Se io dico no alla violenza, che immagini mi vengono fuori da Google? E noi funzioniamo uguale. Quindi l'immagine che dentro di me sto producendo è così. Perché li ho chiamati archetipi prima? Archetipo perché i numeri, noi possiamo dire, ok, sono quelli che mi servono per scrivere che data è oggi. Oppure possiamo cominciare a vedere che hanno un significato ancora diverso, possiamo cominciare a usarli come dialogo, come linguaggio di comunicazione con l'universo,
l'universo ci parla col linguaggio che noi scegliamo di comunicare. Prima dicevamo, no? Posso decidere che io comunico con gli astri, con i fondi di caffè, con le lame dei tarocchi, guardando le nuvole come si dispongono, e l'universo ci parla nella lingua che noi decidiamo, perché non vuole altro che comunicare e quindi userà quello che noi scegliamo. Quindi, se andiamo oltre, possiamo vedere il numero come simbolo. Simbolo nell'antichità era qualcosa che era in due parti, una era tenuta da una persona, una dall'altra, ritrovandosi li avrebbero rimessi insieme. Il simbolo unisce. Così ci parla l'inconscio. Quindi i nostri sogni avvengono con questo linguaggio simbolico. C'è una soggettività anche in questo, perché in base al vissuto di ciascuno, la rappresentazione che una certa immagine può avere, la reazione che io sento dentro rispetto a uno stesso simbolo, per uno può essere di un tipo, per uno può essere di un altro. Ma sopra ancora al simbolo c'è l'archetipo, arché contiene l'essenza. Allora, i numeri rappresentano quell'essenza. Quindi l'uno, che è stato associato nella numerologia degli archetipi al guerriero, ma anche se io lo guardo senza andare a guardare gli accostamenti degli archetipi che si rifanno agli archetipi junghiani, io vedo un'energia propulsiva, tutto d'un pezzo, leale, no? Quando dice una cosa è quella, e via andare con tutti gli altri numeri. Quindi lì ci vediamo veramente l'essenza di quello che questo numero, questo archetipo, questo grande simbolo universale ci vuole comunicare. Tutto ok? Quindi, non solo noi abbiamo la nostra colonna sonora, un potenziale, un seme in potenza da sviluppare, ma questo progetto che nasce nel momento in cui, oggi sarà nato sicuramente, saranno nati tanti bimbi, questi bimbi hanno tutti l'energia di questo giorno. Ciascuno farà di questa energia quello che sceglierà di fare. Questa va unita al nome e cognome, che molto chiaramente sarà un'energia differente da uno all'altro. Ma indiscutibilmente ciascuno di noi, indipendentemente da quando è nato e da che nome porta, è oggi in un anno universale 2019, in un mese di novembre, e oggi è il 21. Significa che ogni giorno ha una propria energia che plasma ogni mese, ogni anno, ogni giorno, imprime un messaggio particolare a quella giornata. È evidente che in base alla relazione che ho io con quel numero che lì è espresso, vivrò più o meno comodamente quella giornata. Una giornata carica di 1, facciamo 19 che riduzione un altro 1, in un mese che porta una sfida, perché ogni numero può essere visto, si dice, in luce e in ombra, cioè ogni numero ha in sé delle provocazioni. È la provocazione che il numero contiene che ci spinge all'evoluzione, cioè finché l'uno non si trova sfidato dal suo ribelle interiore, non evolve verso il 2. Finché il 2 non sente lo strazio del bisogno e della dipendenza, non evolve verso il 3,
Cioè, è come se dovessimo immergerci, andarci a riprendere questa energia e riportarla alla luce. Questo mi spinge, se il 4 non si sente schiavo della materia, delle sue leggi e delle prigioni che si autocostruisce, non evolve verso il 5. Quindi in questo senso le vediamo, sempre come opportunità da trascendere. Faccia, dorso e palmo di una stessa mano, quindi è la stessa energia che ha due diversi tipi di manifestazione, ma sempre verso l'unità, e sempre come opportunità per evolvere. Questa sfida che ciascuno di noi ha in base alla data di nascita, noi la possiamo calcolare anche in ogni giorno. E nel mese di novembre questa sfida è continuamente 1. Quindi, se io ho una sfida mia personale con l'uno e non l'ho ancora trasformata, quando c'è tutta questa energia che mi sta spostando, mi sta richiamando a osservare questa cosa e io non la voglio guardare, è chiaro che la resistenza, pensare di tenere una palla sott'acqua, più questa palla è grande, più tanta roba, tanta energia c'è di quel tipo, più fatica faccio a spingerla giù. È chiaro che basta un attimo di disattenzione e quella emerge, e quindi io perdo il controllo. Essendo l'energia dell'uno molto focosa, strippa. Quindi conoscere il linguaggio dei numeri è anche un'opportunità per comprendere perché questo è un mese in cui io perdo la pazienza così facilmente. Ok, è normale, ci sta, perché questo è quello che ci sta chiedendo di fare. Semplicemente come dire, ok, questo è il compito del giorno, perché Bach, no, i fiori di Bach li conoscete? Bach è il medico inglese di fine 800 che li ha scoperti e utilizzati, diceva la vita non è che un giorno di scuola. E quindi ecco, questo è il senso. La provocazione come strumento per evolvere, e tutto quello che in una mappa ci provoca diventa il nostro potenziale più grande. Lì c'è il più grande serbatoio. Quando l'ho potuto contattare e trasformare, io lì ritrovo un potenziale, una forza straordinaria che diventa veramente come la prima pietra. Perché dico la prima pietra? Perché io immagino un tema numerologico veramente come il progetto di una cattedrale. È chiaro che va costruita, no? Non è che se la mappa mi porta, no? Di solito faccio l'esempio proprio dell'11, che è un, in riduzione è il 2 ed è un numero che viene associato alla chirurgia, per esempio, no? Che divide. È chiaro che se io ho questo potenziale e decido che lo canalizzerò nella direzione della chirurgia, non è che io prima dovrò prepararmi, fare esperienza e diventare quel grande chirurgo che sono in potenza. La mappa dà un potenziale e poi siamo noi che dobbiamo realizzarlo. E quindi io lo vedo come la mappa, il progetto di una cattedrale, e quella sfida principale per me è proprio come se fosse la prima pietra. Chiaramente quando non è un terremoto costante, ma quando io l'ho già incontrata e trasformata in questa grande forza che rappresenta per me. Avete delle domande? È il numero del destino, così ho sentito che si chiama, quello che lei diceva, facendo la somma del nome, del cognome, della data di nascita. No, il numero del destino è rappresenta il totale della data di nascita. Ah, solo della data di nascita. Sì, soltanto la data di nascita. Quello che lei dice, unito anche a nome e cognome già tradotti in lettere, è chiamato della quintessenza o equilibratore.
Ma la quintessenza va conquistata, cioè non è che io vada a vedere che ho la quintessenza meravigliosa. Io devo entrare prima di tutto in relazione con il numero del destino, cioè col totale della data di nascita. Quello è il primo con cui devo entrare veramente in relazione. Io lo chiamo quello che apre le danze, il danzatore apre le danze e ho visto tanti temi numerologici in questi 20 anni in cui il non aver accolto quel numero non permetteva lo sviluppo di tutto il resto. Cerco di spiegarmi meglio. Questi numeri da 1 a 9 hanno ciascuno delle caratteristiche, non sempre sono in armonia tra loro. Cioè, il 4 che è lì che fa i conti precisi, la sicurezza, le regole, eccetera. Se si trova con un 5 scalpitante vicino, che invece è quell'Ulisse che vi dicevo, la libertà, il cambiamento, la sperimentazione, i sensi, sono due istanze un po' diverse, no? Una dall'altra. E quindi devono trovare un accordo, perché abbiamo chiamato armonia e numeri il progetto che comprende le condivisioni di queste serate, come stiamo vivendoci adesso. Proprio perché significa entrare in relazione con i propri numeri, portare quei numeri in luce e portarli a vibrare in armonia tra loro. Vuol dire che il mio 4 non è in contrasto col 5 della libertà, ma hanno trovato una comunicazione, che il mio 4 non è il prigioniero chiuso a quattro mandate nella prigione che si è costruito, ma l'ho già portato a essere un costruttore. Quindi lui può portare al 5, che è lì che vuole sperimentare, ballare e tutta una serie di altre cose. Gli porta la solidità, gli porta la sintassi, dice sì, vuoi viaggiare? Bene, allora per fare questo viaggio ti devi procurare un biglietto, ti devi, no? Ti dà quello che serve per poter portare a buon fine una qualunque operazione. Quindi tradotto, scusa però, partendo dal numero del destino, che dovrebbe essere quello che è il nostro compito, no? Nella vita. Sì, è chiamato anche il cammino di vita, è il Cammino di seme vita. in Deve potenza essere in da connessione, creare. in equilibrio con l'altro numero che viene dalla somma del nome e del cognome. Un po' molto semplificato, però ci arriviamo. Ci sono cinque numeri fondamentali nella mappa, ma sono cinque, in realtà sono molti di più. I cinque chiamati numeri fondamentali della mappa io li ho riassunti in quella che ho chiamato croce cardinale numerologica, che partono dal numero del destino. Quindi la prima cosa io devo essere in sintonia con quello. L'esempio che vi facevo del 4 del 5, se io ho nel 5 e nel numero del destino il 5, che è il cambiamento, il mutamento, eccetera, e non lo faccio muovere, difficilmente il resto del tema numerologico si svilupperà. Quello per me è proprio quello che apre le danze. Quindi entrare in relazione con questo, accoglierlo, riconoscerlo e portarlo. Poi dal nome e cognome tradotti in numeri derivano altri tre numeri fondamentali della mappa. Quello che si ottiene con solo le vocali, quello con solo le consonanti e quello con tutto insieme. Quindi questi in successione vanno anche loro manifestati, perché uno rappresenterà di nuovo in quelle tre forze. Noi siamo una unità tripartita, diciamo, pancia, mente, pancia, cuore e mente. Uno nello spirito. Quei tre numeri sono un po' come dire la nostra parte più materica, più legata alla materia, no? I mezzi concreti che abbiamo di manifestarci nella nostra vita. Poi
Infatti quello è il numero che più facilmente noi fin da piccoli manifestiamo. Poi c'è quell'altro numero, che è quello delle consonanti, consonanti, suonare con. Infatti è chiamato il numero della impressione, è legato alla relazione che abbiamo con gli altri, come gli altri ci percepiscono, come ci fa piacere che gli altri ci vedano. Su ancora, quello soltanto le vocali, è il numero dei desideri del cuore, dell'anima. Ma se io non faccio un lavoro su di me o e sono una persona che vive per lavorare, mangiare, fare un viaggetto ogni tanto, non mi faccio nessuna domanda, difficilmente manifesterò gli altri numeri della mia mappa. Sono in quelli più legati al piano materico. Ecco perché c'è un'evoluzione nella mappa che è rappresentata nella croce cardinale numerologica che ho cercato come simbolo di sintetizzare, non a caso con il derviscio, no? A rappresentare la danza della vita, il movimento di questi danzatori che danzano, ma c'è un maestro che è come se fosse il sole e gli altri come se fossero i pianeti a ruotare attorno a lui, quindi a intendere ciascuno di noi ha una propria orbita, ma intesa in una orbita più grande. Quindi non è detto che questo processo avvenga, ma se io sono in piena relazione con il mio destino, lo manifesto utilizzando i mezzi che sono rappresentati da quel numero che è il totale di tutte quante le lettere, entro in relazione con quell'altro numero dell'impressione della relazione con gli altri, arrivo ai panorami interiori, no? Arrivo ai desideri del cuore a manifestare questi, quando io torno al mio numero del destino sarà un altro livello di manifestazione. Vi ricordate quando dicevo l'uno nel 10 torna uno, ma non è più lo stesso uno che è partito? Quando è entrato in piena consapevolezza di tutto quello che ha portato con sé e ritorna al suo numero del destino e lo fa veramente manifestare nella sua pienezza, lì si sviluppa quel numero che lei mi chiedeva, che è quello chiamato della quintessenza. Ma non è detto che venga espresso, tant'è che si diceva versi 49, che anche lì 7 volte 7, l'età della manifestazione di questo archetipo. Questi sono dati abbastanza, cioè non è una questione anagrafica, io posso arrivare a 80 anni e non essere entrati in relazione con le parti più profonde, così come ci sono dei ragazzi che sono molto giovani e che hanno già una connessione con la loro anima incredibilmente sviluppata, una grande connessione. E quindi questa quintessenza è qualcosa che accade quando tutti gli aspetti della mappa sono stati conosciuti, integrati, sono in armonia tra loro. La quintessenza in alchimia si sviluppa quando tutti gli elementi sono equilibrati. Quindi non è un elemento in più, è qualcosa che si ottiene grazie all'equilibrio degli elementi. Fuoco, terra, aria, acqua. Sono i nostri costituenti anche, adesso sono associati anche ai numeri, ma ossa, muscoli, linfa, sistema nervoso, hanno tutti una relazione con gli elementi, che se facciamo anche il percorso dell'astrologia ritroviamo anche lì con gli elementi ripetuti per 3 volte. E quindi c'è un primo fuoco nell'Ariete, un secondo fuoco nel Leone, un terzo fuoco nel Sagittario. Vedete questo 3 com'è continuamente ripetuto indipendentemente dal cammino che scegliamo. Allora, vi proponevo l'osservare in terzine, quell'immagine che avevamo toccato inizialmente del germoglio. Questo 1, 2, 3 si ripete in 4, 5, 6 a un grado superiore e di nuovo in 7, 8, 9 a un altro livello ancora. Ma non solo, dentro ognuno di questi numeri ci sono 3 livelli di manifestazione.
E allora posso avere un uno che è totalmente concentrato sul proprio ego, sul proprio tornaconto, che è in competizione con l'altro, uno vince, uno perde, totalmente immerso nella dualità. Noi siamo qua per trascenderla, per considerare queste polarità semplicemente come elementi di bilanciamento indispensabili, come parti complementari e non opposte. E quindi portarlo oltre questo piano, no, di conflitto uno contro l'altro, portarlo a un livello superiore, significa che in quel secondo gradino c'è la relazione con l'altro. Quindi non sono o io o te, ma io e te possiamo fare qualcosa insieme. E il terzo livello è noi, è comprendere che non c'è differenza in realtà. È quella gioia di vedere la realizzazione di un altro e non che senti un po' di fastidio dentro perché a quella persona lì stanno andando bene gli affari, perché è felice nella relazione che sta vivendo, perché ha un bel progetto, perché farà un bel viaggio e dentro un po' rode. Quindi è così, sempre osservando, sempre senza giudizio, perché vuol dire che se sto sentendo questo e mi punto il dito e dico so però male, cioè sono ancora nella separazione, sono ancora nel giudizio, oppure posso restare davanti a questa qui cosa. Qui trovi che qualche vivendo. Risultato che potrebbe interessarti. Che cosa dice? No, guardiamoci. L'allenato fa tutto da solo. Che cosa dice? Divorzio e separazione. C'è ancora una separazione. Tutto quello che c'è da sapere. Tutto quello che c'è da sapere ce lo dice. Sono separazione. Sì, è una bella mappa. Perché si chiama mappa? Voi pensate di prendere la mappa di una città che non avete mai visto e avete dei punti particolari. Ma è chiaro che la mappa lascia quel libero arbitrio e siamo noi a decidere che cosa fare di questo potenziale che abbiamo portato. E siamo noi che possiamo arrivare, soltanto noi, sono le nostre mani, arrivare a fare di quel progetto veramente Notre Dame. Voleva fare una domanda. Ah, sì, non ho capito perché l'uno sarebbe il numero ricorrente in questo mese. Cioè, perché è ripetuto? Sì, ma perché? È ripetuto nel giorno, due volte nel mese, il 19 di nuovo ridotto all'unità e 10 e questo. E quindi riduzione di nuovo 1. Ma quella cosa della sfida che dicevo, qua, siccome non voglio lasciare una risposta, una domanda senza risposta, corro il rischio di confondere ancora di più, allora a questo punto vi chiedo di cancellare solo l'ultima parte, non di buttar via anche l'antipasto. Però... No, però, cioè, ok, 11, 9 più 1, ok, l'ho capito, ma allora... Il mese di dicembre c'è sia l'uno che il due. Sì, infatti di quello vorrei parlarvi un attimo. E questi sono i costituenti, cioè quando dentro un numero c'è una grande ripetizione di una certa energia, vuol dire che si sta facendo sentire molto. Immagina un'orchestra, se l'uno fosse il tamburo, qua di tamburi ce ne sono molti, ok? Quando io ho detto che questo mese sfida sull'uno, mi riferivo a questo, che è il calcolo della sfida. La sfida si trova mettendo in sottrazione tra loro il mese, il giorno e l'anno. Quindi il mese qui in riduzione è 2, 11 diventa 2.
il giorno è 3, l'anno abbiamo fatto il totale 2 più 0 più 1 più 9, 12 e fa 3 di nuovo. Quando noi andiamo a fare il calcolo della sfida per sottrazione, questo si fa, abbiamo 2 meno 3 che fa 1, 3 meno 3 che fa 0, 1 meno 0 che fa 1. Se il bimbo che nasce oggi si trova con questa situazione, cioè ha una doppia sfida sull'1, ok? Allora cosa succede? Che magari avrà una relazione con il suo papà di conflitto, perché deve lavorare sulla relazione prevalentemente sul maschile, ma perché siccome lui deve diventare un leader e forte, deve capire qual è il punto del limite, il punto della sfida, perché è uno che adora le sfide, questo qua. Quando l'uno in luce è pieno di sicurezza, del valore, della forza e va determinato per la sua strada, la parte ombra è il ribaltamento e quindi perde la fiducia, perde l'autostima, perde la voglia di perseverare. E quindi se in questo mese ci viene voglia di dire ma io mando tutto a spendere, riparto a casa, non è che io l'ho scelto se sono andato in risonanza con questa energia qua, che è attorno a noi. E ciascuno va in risonanza per l'energia che lì c'è. Chiaramente se lo abita, perché se non ti abita questa cosa, non ti tocca. Ma quando andiamo a fare questo calcolo qua, per ciascuno dei 30 giorni di novembre, noi continuamente questo 1 lo troviamo. Ecco perché dicevo, in questo mese, che è 11, abbiamo continuamente questa cosa che ci dice ehi, sei proprio motivato sul progetto che ti sei dato? Riesci a perseverare, andare avanti per il tuo progetto? O al primo ostacolo lasci andare tutto? Ecco perché dico, secondo me è interessante. Per me lo è stato, poi a me piace condividerlo e ripeto, ciascuno dirà cos'è questa roba, oppure che forte, magari leggo qualcosa in più o provo a vedere, no? Se mi torna. E perché mi dà un senso diverso, cioè se io so che sta accadendo questa cosa, sapere è potere, non solo volere è potere, sapere è potere, io lo sento fortemente questo. Perché so che, per esempio, se so che c'è una manifestazione lì, io, e lo so, posso cambiare strada e non perdo 3 ore a cercare di passare, vero? Bellissimo. Alle 10 minuti, massimo. Io, cioè, sono... per me è che mi invitavano a cadere quando parlo di queste cose qua. Sei numeri ricorrenti, non sono quelli della nascita, non sono i miei numeri. Ma sono, io li chiamo i numeri del cuore. Che significato possono avere? Cioè, faccio un esempio, l'11 io me lo ritrovo in continuazione e poi pensandolo è il numero di mio marito, di mia nonna, di mio padre, che sono persone molto importanti nella mia vita, sono state, e me le ritrovo tutte le volte che io ne ho bisogno. Per cui non lo so, non riesco a dare un significato, però non sono i miei numeri. Sì, ma sono dei messaggeri. Certo. E 11 in particolare, i numeri doppi, e adesso chiaramente per esigenze anche di tempo abbiamo parlato da 1 a 9, però ci sono alcuni numeri che non seguono questo processo qua di semplificazione. Tra questi vi sono i numeri doppi. L'11 è il primo dei numeri doppi ed è proprio il punto di collegamento tra le dimensioni. Quindi il fatto che lei abbia detto sono state e me li fa collocare. Bellissimo. Ovviamente, certo. Di là dal velo, sì. È proprio il momento della comunicazione, da di qua e di là dal velo. E quando ci sono questi numeri che si presentano, chiaramente ciascuno è un messaggero, questo è Prometeo. Prometeo che prende il fuoco agli dèi per portarli agli uomini.
chiaro che qua mi sta portando un messaggio, magari io non sono ancora riuscita a decodificare, perché delle volte noi troviamo prima la chiave e non sappiamo qual è la porta, ma intanto ho trovato una chiave e ringrazio per la chiave che è arrivata sulla strada. E poi sicuramente si svela anche, perché proprio lui è colui che è qua per rivelare il piano divino sulla terra. L'intuizione, l'apertura potrebbe essere, se io lo vedessi, perché qui lo stesso discorso, prima facevamo dei sogni, chiaro che quando uno dice, sono sognato questo, allora vuol dire così, così, questo vuol dire così per te, se fosse il tuo sogno, questo sarebbe stato il significato. E qua e il messaggio è uguale, e quindi sono varie, no? I significati che può portare, chiaramente calati nella stessa cosa. Per cui un'altra delle possibili considerazioni che si potrebbero fare è proprio quella di dire quanto sono aperta alle mie percezioni sottili, o un ricordo di dire lavora sulle tue percezioni sottili. Mi piaceva fare un attimo una riflessione sul 12, prima... Grazie. Posso chiederti il tuo nome? Sì, Gianluca. Prima Gianluca diceva, e quindi dicembre. Ecco, dicembre sarà molto interessante perché qua noi abbiamo il 2019 che fa 12. Mm-hmm. E poi avremo il mese di dicembre che sarà 12. Quindi qua sarà 12. E poi avremo 4 giorni che sono 3, il 12, il 21 e il 30, e quando li andiamo a ridurre ci danno tutto 3. Allora, vengono presentati come i giorni portali. Una porta che cos'è? Una cosa che mette in comunicazione due spazi, no? C'è una porta e due spazi. In questo caso sono momenti in cui la comunicazione tra i piani, prima dicevamo che i numeri sono il ponte che unisce l'invisibile e il visibile, e che tutto ciò che esiste sul piano della materia prima è stata un'idea. Cioè prima c'è stato, ma quasi quasi torniamo alla Ibis, poi c'è stato Cesare, sì, e poi siamo qua. Quindi tutto ciò che esiste sul piano della materia prima è stata un'idea, i numeri sono il ponte che li mette in comunicazione. I momenti portali sono momenti in cui questi due piani sono più vicini. Questo 3, che è la manifestazione, l'espressione, la comunicazione, la relazione con gli altri, viene da 12. 12 è un numero che ha un suo significato. Noi abbiamo il sistema decimale, perché dividiamo in centimetri, decimetri e così via. Abbiamo un altro sistema, sessagesimale, che è quello con la base del 60 e quindi del 12, con cui misuriamo la circonferenza, con cui misuriamo il tempo. Quindi 12 vuol dire che se 12 sono i mesi e sono finiti, inizia l'anno nuovo. Se i 12 segni sono finiti, le 12 ore del giorno sono finite, iniziano le 12 della notte. Vuol dire c'è qualche cosa che è finito, che è tempo, lasci nascere qualche cosa di nuovo. Ecco l'energia che viene qua. La lama dei tarocchi, nelle lame dei tarocchi il 12 è l'appeso. Lui ha la testa in giù, quindi dice... Guarda questa cosa da un altro punto di vista. Gli cadono delle cose dalle tasche. Lascia andare quello che non è più pertinente al tuo progetto. Sei ancora forse bloccato, però lui c'ha una gamba che è ancora trattenuta. Quindi l'invito è proprio a osservare che cosa mi sta ancora trattenendo in una modalità che può essere una mia modalità interiore. Mio atteggiamento rispetto a qualche cosa, che cosa posso lasciare andare in questo momento affinché qualche cosa di nuovo si possa manifestare nella mia vita.
perché poi il prossimo anno 2020, 2020, due volte quell'un win-up che dicevamo prima, ci chiederà di costruire. È tutto tre. Sì, è tutto tre. E il tre, quando è in luce, è la manifestazione, l'espressione, è anche la solarità, la capacità di sdrammatizzare quando le cose accadono, è la nascita di qualche cosa di nuovo. È tutto tre. Quando in ombra è lo straniero che non sa qual è il suo posto nel mondo, che è straniero ovunque, straniero a casa, è straniero sei fuori casa. Quindi il tema è proprio ritrovare la casa che abbiamo qua, la casa che è il punto in cui il nostro cuore è unito all'anima. Questo è quello che ci è richiesto da un punto di vista dei numeri quest'anno. E adesso arriviamo in un momento in cui questa istanza sarà ancora più forte, ci sarà forse più semplice portare magari l'attenzione in quei momenti, in questi giorni qua in particolare. Ok. C'è qualcuno che ha piacere di ricevere la newsletter di Alessandra? Sì. Alessandra ha un sito che si chiama alessandrapizzi.it, può lasciare la sua mail e lei una volta al mese circa manda le informazioni delle conferenze, qualche breve riflessione sull'andamento del mese, insomma qualcosa. Quindi, se ti piacere, lasciate la mail. Questa scuola è quando parte? L'anno prossimo parte da febbraio. Quindi sì, è nata proprio una scuola che ha tre sedi in Italia, a Bologna, a Fano e a Napoli. E sono quattro moduli, c'è prima un corso base che sarà a Bologna a febbraio e poi se chiaramente ci si sente predisposti, si piace eccetera, c'è il corso avanzato che invece è in tre moduli nei weekend nello spazio di un anno. E c'è una tradizione del messaggio dell'universo, adesso ve lo faccio scegliere. E poi c'è una pagina Facebook. Sì, io sono iscritta da tutte. Ah, grande, grazie. Ve lo posso far passare? In cammino verso sé si chiama. In cammino verso sé, lì è la pagina dove metto le cose non personali, ma cioè magari dei temi che vengono. In cammino verso sé si chiama. Da voi ci dobbiamo fare? Allora, a Bologna la sede è a Corticella, in via Stoppato, Alessandro Stoppato. Ah, dove sono io? Davvero? A casa gliela vengo a fare. Perfetto. La prima data, allora è una giornata, una domenica, il corso base è la domenica che è il 16 febbraio, e poi ci sono invece l'avanzato, oltretutto per chi si iscrive entro il 30 di novembre c'è anche uno sconto interessante, quindi magari se mi lascia la mail le mando. È lasciata allora quando ci si trova tutti assieme di solito si crea un campo che chiaramente ci unisce e questi messaggi che sono delle frasi che ho trovato particolarmente che mi hanno toccato, che via via nel tempo abbiamo scelto e ciascuno spesso si sceglie la frase che gli ritorna. Mi descrivi la mia via. Se qualcuno ha voglia di condividere la frase che ha trovato, se la sente, perché delle volte magari la si sceglie anche per tutti. Io la leggo volentieri la mia, perché Dalai Lama dice sempre delle cose che mi colpiscono al momento giusto, come un laser, no? E dice: le decisioni sono un modo per definire se stessi,
sono il modo per dare vita e significato ai sogni, sono il modo per farci diventare ciò che vogliamo. Le decisioni. Le decisioni. Sì. Certo. L'uno, parlando dell'uno, vai. Basta, mi sono già posto, mi sono da casa. Quello potrà fare. Ho di cose. Ci sono dei colori legati ai numeri? Sì. Fino al 7 sono gli stessi dei giallo, rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, blu, viola, poi c'è l'8 che è magenta e al 9 il colore. Troverai magari in alcune descrizioni dei numeri, dei colori forse diversi. Questi sono quelli che io ho sentito con grande corrispondenza. È molto interessante perché a livello cromatico tu hai l'immediata percezione di qual è la vibrazione dominante, perché lo vedi subito. Cioè, se io avessi scritto in rosso ogni volta che c'era l'uno, non avevo bisogno di fare quel racconto riguardo l'uno, immediatamente coglievi che lì c'era quella dominanza di costituente proprio. Possiamo ripetere, che non li vuole segnare. Sì, certo. E all'uno il rosso, arancio al 2, giallo 3, verde 4, azzurro, turchese, fatichia, tanti 5 nella mappa, di solito il turchese lo adora. Il 5 è sospende la piazza. Il 6 più. Sì. Il 6 è blu, viola al 7, 8 magenta e 9 il colore oro. Allora, questa serata vi dico che è registrata, per cui Cesare poi metterà su YouTube nel canale Ibis questa serata, questa condivisione. Io ce l'ho a scarico stasera. E quindi sarà possibile così. Bellissimo. Quanto costa? Allora, il corso base costa 120, ma chi si iscrive entro il 30 di novembre 80, entro il 31/12 100, se no va a prezzo pieno. C'è già la data? Il 16 di febbraio. Per l'iscrizione si versa la caparra all'associazione, che è la sede di Punto di Svolta, Punto di Svolta. Poi ecco, è anche molto esperienziale, cioè chiaramente la mente vuole conoscere ed è giusto, è doveroso che abbia, anche perché se l'universo ci muove deve avere degli strumenti che funzionano e quindi è importante che noi impariamo e conosciamo. Poi non dobbiamo però essere schiavi, anzi, cioè dobbiamo proprio usarli e dire ok, osso buco, trombo cavo e ci si mette al servizio. Questo è il passaggio proprio del 9, quando tutto il percorso è fatto, il 9 è quello che ci siamo fatti. Azzurro, azzurro.